non credo che potrebbe esserci un luogo migliore di questo, così storico, così simbolico, così innovativo, per iniziare a costruire la linea della nuova 500 elettrica. Oggi iniziamo a scrivere un nuovo capitolo della storia di Mirafiori. Mi fa particolarmente piacere sottolineare come questa vettura sia stata pensata, disegnata e ingegnerizzata tutta qui. Un vero prodotto del Made in Fiat e, consentitemi, del Made in Torino. Oggi poseremo uno dei primi robot e nel giro dei prossimi mesi continueremo l'allestimento dell'impianto in modo da essere in grado di produrre le prime preserie entro la fine dell'anno. Circa 1200 persone saranno dedicate alla produzione della 500 elettrica. Nel complesso, tra costi di progettazione, sviluppo, ingegneria e la costruzione della linea, si tratta di un investimento di circa 700 milioni. Oggi nel comprensorio di Torino lavorano circa 20.000 persone. Installare qui la nuova 500 elettrica è il modo per iniziare a costruire oggi la Mirafiori del domani e credo sia anche il modo migliore per fare gli auguri allo stabilimento per i suoi primi 80 anni. Ancora tutt'oggi il più grande complesso di FCA nel mondo.